penso che i 100 film più importanti della storia del cinema i ragazzi a scuola li dovrebbero vedere, studiare, analizzare, perché sarebbe un'esperienza di grande crescita. Sale, penso che ci sia un discorso importante da fare, che è quello della comunicazione, non comunicazione tra lo spettatore e il film, ma comunicazione tra spettatori. Perché i ragazzi che vengono a Giffoni poi non se ne vogliono più andare, vogliono ritornare e poi hanno questo rapporto anche di... Spesso stavo leggendo in questi giorni le cose che hanno scritto su Facebook dopo il festival di quest'anno. Parecchi di loro hanno usato il termine dipendenza. Qual è il problema di Greg? Che problema c'ha fondamentalmente? Il nome? Vuoi tu? Benedetto. Che vuole stare sempre al centro dell'attenzione. La faccia, l'espressione che hanno i ragazzi e anche molti insegnanti quando gli dici che esiste una cosa che si chiama montaggio, che fa sì che qualsiasi immagine possa essere interpretata in un modo assolutamente diverso, per, in moltissimi casi per i ragazzi, e la cosa più grave per gli insegnanti, è una sorpresa assoluta. C'è qualche momento del film che vi ha incuriosito, vi ha fatto ridere in maniera particolare? Mi dovete dire il perché. E credo che questa sia l'essenza del lavoro di chi lavora con i ragazzi sulle immagini. Come dire, svelare il trucco, svelare la magia. Un personaggio che si chiama Greg, ok? È un personaggio che avete visto anche nel film. Fargli capire quello che vedo, e questa è una cosa fondamentale. Io invece con mio fratello, sì, a volte pure il film, a volte ci litigo, a volte invece ci sto bene, però molto spesso litigo. Se all'inverso, insieme diamo ai ragazzi degli stimoli nuovi, gli suggeriamo di andarsi a cercare su Facebook degli amici diversi, oppure gli suggeriamo di andare su YouTube a vedere il pezzo di Bellissima, perché magari poi si incuriosiscono e ti dicono «Professore, vuoi vedere tutto quanto?» Cioè, dalle parti mie così si direbbe. E insomma, ci capita, quindi voglio dire, alla fine, ben venga YouTube o ben venga Facebook. Ovviamente c'è quello che diceva, insomma, Alessandra prima di me, un sottobosco di persone che, appassionate, che si impegnano per fare in modo che i ragazzi... che con i ragazzi si facciano certi discorsi. È evidente che è l'adulto che deve avere un bagaglio di partenza, un bagaglio da poter trasmettere, sennò è un'operazione che non funziona. Se tu, insegnante, non hai le tue conoscenze di base, hai difficoltà poi anche a trovarle le cose, perché non sai né dove trovarle né che cosa cercare. Quindi il primo passaggio è quello di, da insegnante o anche da genitore, cercare di informarsi, e allora rivolgendosi magari alle agenzie culturali che possono esservi d'aiuto. Oggi il linguaggio delle immagini è, grazie alla tecnologia, a portata di mano di tutti. Cioè, quanti di voi hanno una telecamerina a casa con la quale possono... Quanti? Ve lo dico io, o direttamente o indirettamente, perché ce l'ha un vostro cugino o un vostro amico, tutti avete la possibilità di avere una telecamerina e girare le immagini.